Ciao, forse abbiamo trovato una specie di glitch. Aspetta. Tu, se vuoi bere, prima devi pagare il conto. Su, calma. È con me? Credevo che fossi morto. Che modo bizzarro per dirmi grazie. Ha ricevuto il mio messaggio? Lo faccio, ma poi lascio la Francia. C'è un posto su una nave da Marsiglia per l'Egitto fra 4 giorni. Hai già idea di dove si trovi il manoscritto? Condorcet si sentiva braccato. È sparito per 2 giorni prima dell'arresto. E ha lasciato questo. Il manoscritto deve essere nella tomba di Luigi IX. Nella cripta reale? Oh, state attento, signore. I fantasmi dei re si aggirano là dentro. Quando intrappolano una vittima, poggiano sul suo viso una corona fatta di pugnali, infilzano gli occhi e quelli scoppiano come gli acini d'uva nella pigiama. Oh, mi farebbe molta più paura salire sul trono di Francia. Quanto all'uva, fai il tuo lavoro. Sì, signore. Trova la tomba con questo stemma e recupera il manoscritto. Ci rivedremo fra 3 giorni. Alla tua, Arno! Questo ricordo è anomalo. Ci tagliava fuori dai dati Helix. Ora è a posto. Ehi, ma dove ci sta portando? Un'altra sequenza di DNA, credo. Non resta che scoprirlo. La cripta reale deve essere sotto la basilica. Passerai mai! Non sei il benvenuto, cittadino! Se puoi, vattene! C'è la protezione alla tua! Voyons, nous allons bien trouver une solution. Voilà qui va attirer notre attention. Secondo me una bella lavata di capo avrebbe funzionato. Quella troia di tua madre! No! Quando torniamo a Parigi? Una volta che avremo trovato. La ricerca va un po' per lungo. Avremo finito quando il comandante ce lo dirà. Thank you.
è qui. No, non è qui. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Era ovvio. Dov'è? Merda. La porta del tempio è qui. È sulla mappa. Non c'è niente. E ho perso tempo dietro a queste pandonie. State offendendo il mio onore. E il tuo onore di soldato? Non farmi ridere. Puoi rompere il tuo contratto, ma anch'io sono libero. E sai già che cosa voglio. Chiedo scusa, capitano. Ho inteso che c'è una lista delle reliquie rubate da quella tomba. Posso condurvi da loro. È un'alternativa al tempio. Non è questo che voglio. Guardami negli occhi quando ti parlo. Tu sai cosa voglio. Sì. Bene, siamo d'accordo. Trova il tempio e forse uscirai da qui vivo. È stato un piacere. Aiuto! C'è qualcuno qui? Deve esserci un'uscita. Aiuto! Cittadino. Indietro, spettri! Aiuto! Indietro, spirito! Indietro! Ah! Qui e scatti in pace. A te non servono più, non ti dispiacerà. Sei morto. Grazie, amico. La mappa. Lista di Dom Poirier delle reliquie rubate nella biblioteca. Conterrò. Dai il manoscritto. No! Un'entrata segreta. Thank you.
La lista di Don Poirier. Ecco qui, manoscritto di Condorcet. È nella vecchia Casa Rossa. E poi un nome, Léon. Prosperità, cittadino. Buongiorno, Léon abita qui? Non c'è. Non lo vediamo da giorni. Lasciaci in pace. L'hanno arrestato di nuovo. Non che io sappia. Un sacco di gente vorrebbe mozzargli le mani. È un dannato ladroncolo. Ho bisogno di lui. È andato al mulino ieri. E non lo vedo da allora. Fagli il mio nome. La signora Margot. Grazie. Ti prego, digli di tornare. C'è un intruso nei tunnel. Léon. Ah!
roba mia. Ehi! Che fate? Vi scannate per questa roba? Troviamo la porta e nuoteremo nell'oro! Al lavoro! Hai rubato quel bracciale? Dallo a me. Non ti ho rubato niente. Ho visto che lo guardavi. Bene, svuota le tasche e vedremo. Non ti fidi di me? Allora chiederò al capitano Rose di farlo. Non uscirai da qui vivo! Sei solo lì? Il capitano Rose l'ha beccato! Leon, pare abbia ucciso due dei nostri. Un duello, forza! Che diavolo? Che diavolo fa? Non puoi scapparmi! Li faremo a pezzi, non ti salverà! Provi a seminarmi! Non dovremmo disturbare il riposo dei re. Devo rimettermi in forma. Hai visto un nobile, Leon? Li ha mai sentiti parlare? Discendono da Dio i nobili. Un arco d'oro esce dalle loro sacre pudenda quando si servono del vaso da notte. E poi, Leon? Fontane di rubini sprizzano dai loro colli, innaffiando l'intera Francia. Ora, persino un uomo nato nel cuore dell'inferno può salire fino alla vetta dell'Olimpo. Liberami, bastardo! È questo che vuoi? Elevarti? La vedo in te. L'ambizione. Mi somigli. Rose. Comandante Bonaparte? Facciamo dei progressi? Solo questo. Trovami la porta che si apre con questa chiave. E io ti ricompenserò come neppure riesci a immaginare. Che cosa c'è dietro la porta? Questo è il nostro piccolo ladro? Io sarei piccolo, ma se sono alto come voi... Devi imparare un po' di diplomazia. Rose, accompagni tu il ragazzo all'uscita? Ma certo, comandante. Uccidetelo. Cosa? No! Lasciatemi andare! Fallo tu! Ma è un bambino! Anch'io ho dei figli! Il fantasma del re! E addio all'effetto sorpresa! Sei il prossimo! Indietro, mostro! Ma quale mostro? Mi manda la signora Margot. La signora Margot? Vuoi solo confondermi? Un intruso! Cittadino, alto là! Lì! Gli intrusi vanno puniti! Uno di me!
Ancora confuso? Presto, nascondiamoci! Stai calmo. Cerco un manoscritto. È stato rubato da una tomba sotto a Saint-Denis. Ce l'ho io. È al sicuro. Lo prenderemo dopo. Come diavolo hai fatto? Non ho mai visto un guerriero migliore. Ora non esageriamo. Dove hai imparato? A Parigi. Ehi, io mi alleno dietro casa. Ma non ho nessuno che mi insegni. Quelli che lottano per la libertà stanno a Parigi, come te. Dimmi di tua madre. La signora Margot non è mia madre. Mia madre è una morisco. È dovuta tornare in Spagna e mi ha lasciato in un orfanotrofio. I miei torneranno quando la Francia sarà sicura. È qui, vieni. Bene, ora ci serviranno delle armi. Lascia fare i professionisti. Dove l'hai presa? L'ho rubata a due ladri ieri. L'ho nascosta qui. Gran bell'arma. Sì, lo so. So quello che faccio. E cioè? Salvo la Francia. E ora che sei qui, sarà molto più facile. Senti. Cosa? Prima troviamo quel manoscritto. Dobbiamo proteggerlo dai nemici della Francia. Oh, va bene. Ma dobbiamo salire in alto. Cittadino, un momento! Ti vedo! Ti ho strappato il cuore e anche il tesoro! Pronto per... Ehi, sei più bravo di quanto si dice. In giro nessuno dice la verità. Perdi fuori. Credo. Nessun pezzo grosso si è interessato a noi. In giro si dice che il marchese De Sade stia facendo strane domande. Ma il finanziere di Luigi è in disgrazia, è in prigione. Perché un uomo come Rose per cercare il tempio? Non gli importa dei nostri scopi. Se fossi in voi, non mi piegherei che davanti cosa a... cerca? Un ratto. Cibo, ovviamente. Ah.
punti sulla loro avidità, ma hai sbagliato i conti. Siete tutti morti. Conosco gli esseri umani. Cosa temono? Cosa bramano? Rose malvagio? Senz'altro. Ma io, Napoleone, posso controllarlo e usarlo per il bene della Francia. Le masse rinunceranno volentieri alla libertà se vivranno nella speranza di arrivare in alto. E col manufatto nel tempio, io darò loro quella speranza. Mentre noi avremo la gloria. Bisogna fermarlo se vogliamo salvare la Francia. Non faresti che ritardare l'inevitabile. Che cosa ti prende? Così ti farai uccidere per niente, amico mio. Se tu non agirai, lo farò io. Fermo! Leon, torna qui! Ma dove sei? Arno mio, tutto bene? I diritti, le vostre idee moderate. Li sistemo io, amico. Un homme bien étrange. Saluti, cittadino. Ma che sta succedendo? Dammi il manoscritto. Perché? Che cosa ha a che fare con tutto questo? Lascerò il paese. Ecco a che mi serve. E il nostro futuro? Una Francia libera in cui vivere in armonia. Perché non cresci? Dimentica la Francia. Pensa a te stesso. Cos'è che ti ha fatto diventare uno stronzo? Non puoi salvarli. Non torneranno indietro. Tu non sei meglio di loro.